mia storia è iniziata con una separazione. Con degli episodi di violenza, con il mio chiedere aiuto all'autorità giudiziaria per disperazione, con esasperazione e non trovare sponda dall'altra parte sostanzialmente, perché tutto è affidato al caso. Al caso vuol dire a chi ti trovi davanti quando tu ti presenti in un commissariato piuttosto che in una caserma dei carabinieri. Ero esasperata, per cui su un referto di pronto soccorso che è stato trasmesso alla polizia sono stata contattata, e guarda il caso, da un'ispettrice donna. Tutte le istanze che io ho presentato nelle varie sedi non erano per me, ma io dicevo, io devo fare questo per mio figlio. La cosa meravigliosa è che a un certo punto, nel guardare solo i suoi bisogni, io ho ritrovato me stessa. Perché? Perché quello che tu conquisti è la capacità di ascoltare te stessa, la capacità di vedere segnali che non ero in grado di vedere prima, perché segnali ce n'erano. Però ero una giovane donna con una forte pressione, perché in questa società una donna se non ha una relazione ha un problema, una donna se non mette su famiglia che donna è? Ecco, non è così, ora lo so. Quello che io all'inizio mi dicevo era come ho potuto, ed era un continuo, quindi sì, il senso di colpa ce l'hai, ti senti stupida, ti senti incapace, e allora in questo veramente aiutano i centri antiviolenza, perché sanno veramente come aiutarti, no? Tenerti la mano mentre tu ti liberi di queste sensazioni. Ma la premessa è se vuoi. Se ti ascolti, ascolta te stessa, posso dire, come ti senti, ti va bene sentirti così, però non c'è una soluzione che va bene per tutti. Qual è stata la cosa più difficile da superare o accettare all'interno di questo processo? La manipolazione di mio figlio per arrivare a me. È stata veramente una cosa dilaniante. Alla fine sono stata capace comunque di chiamarmene fuori, cioè riuscire a dire rispetto a una minaccia qualsiasi, va bene, tu sai ciò che ritieni opportuno fare, e cambiare questo passo ha significato, e lo dico con grande gioia, lasciarlo completamente basito, incapace di arrivare a me con quelli che erano i suoi schemi abituali, quindi cambiando, crescendo, ok? Evolvendomi, se preferisci, lui non mi ha più raggiunto. E questo è proprio l'empowerment. Io posso, l'ho fatto, è possibile.